Carissimi amici della Bilancia, anche per voi il vostro oroscopo settimanale dal 27 giugno al 3 luglio 2022, quindi vediamo cosa c'è in riservo questa settimana per voi. Nel frattempo ricordo a tutte quelle persone nuove che guarderanno questo video ed altri video di iscriversi al canale se hanno piacere, di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se avete bisogno di me sul canale nella voce informazioni trovate i miei contatti. Scrivetemi perché non rispondo a numeri che non conosco, ok, ma vi richiamo io. E in più, se avete il piacere di lasciare un like e commentare il video, insomma, io ci sono, mi fa piacere, giusto per sapere le vostre situazioni comunque sia e per avere i vostri riscontri. Allora, detto questo, concentriamoci sulla spesa, andiamo a vedere per voi questa settimana come sarà, quali sono le novità per il segno della Bilancia, quindi come sarà la settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2022, quali sono le novità da dover sapere, cosa si dovrà affrontare in questa settimana. Lo andiamo a chiedere alle nostre 5 carte e andiamo a fare i nostri chiarimenti lì dove ce n'è bisogno. Allora, 5 carte per il segno della Bilancia dal 27 giugno 2022 al 3 luglio 2022. Una certa situazione di blocco, ok, vi sentite un po' così, non realizzati su una determinata cosa, ci sono delle novità, c'è un qualcosa, un inizio nuovo, potreste anche qualcuno di voi chiudere una determinata situazione o chiudere più che altro una determinata situazione, ok, per andare verso qualcosa, ma perché c'è proprio la fine di un ciclo, per andare verso qualcosa comunque di importante, di bello, perché per voi comunque c'è una giustizia, c'è un cambiamento da situazioni, da schemi, delle notizie spiacevoli che non vi piacciono e quindi cercherete di cambiare qualcosa per arrivare a una vostra soddisfazione. Ok, per arrivare a fare qualcosa di bello, di buono per voi. Andiamo a vedere questa situazione bloccata, il perché vi sentite bloccati. Perché c'è questo 4 di spade? Cosa vuole comunicarci? E quindi noi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Potrebbe anche essere nell'ambito lavorativo, non è detto per forza, insomma, per quanto riguarda una relazione. Diciamo che la situazione è bloccata perché ci può essere una situazione stagnante, una situazione che è difficile da doverla risolvere. Questo quindi vi porta ad avere un po' l'umore basso, un po' l'umore a terra, quindi un po' di malinconia, un po' di tristezza, ma perché andate a ricordare tutte comunque le cose vecchie? Anche se cambiando atteggiamento verso il passato le cose quindi miglioreranno e in un certo qual modo avete comunque delle soddisfazioni sia lavorative che affettive, quindi ci può essere l'incontro con qualcuno oppure un certo tipo di rapporto che comunque inizia con i migliori auspici. Vi vedo infatti soli, in difficoltà. Ok, vi vedo in questo modo, è come se stesse attraversando magari l'inizio della settimana, come se la stesse attraversando ripeto, con energie comunque sia basse. Abbiamo a fondo mazzo il 7 di coppe con il 7 di bastoni, dove avete bisogno di dovervi chiarire comunque sia con qualcuno, ok? Forse per questo motivo avete le vostre energie basse.
e quindi avrete bisogno di dover incontrare qualcuno proprio appunto per chiarire, e anche urgentemente, magari per una certa situazione che è capitata ed è successa, che ripeto potrebbe essere a livello relazionale oppure a livello lavorativo. Vediamo il perché mi comparite così come 8 di denari rovesciato, quindi perché vi sentite soli, infelici, giù di morale, giù di tono. Perché in un certo qual modo c'è una situazione che vi toglie il vostro equilibrio, la vostra stabilità, ok? Cioè vi sentite un attimo persi. È come se in un certo qual modo, se siete in coppia, o voi o l'altra persona, non avete l'interesse di dover proseguire questa relazione, come se stia succedendo qualcosa. Poi ci sono delle notizie, ok, che non vi piaceranno, ed è come se proprio uno dei due, o voi o l'altra persona, ha un interesse per incontrare, per andare verso qualcosa di nuovo, dove infatti poi porta a un bel trionfo, a un nuovo inizio, a un qualcosa proprio veramente di bello, a delle notizie piacevoli. Andiamo a vedere questo 9 di coppe invece cosa vuole comunicarci, quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. 9 di coppe. Vediamo un po'. Ci sono delle novità, un nuovo inizio. Perché? Perché c'è qualcosa che questa settimana comunque non fa bene, non va bene, non fa bene a voi stessi, e quindi decidete di andare avanti per un qualcosa di diverso. C'è in un certo qual modo un'insoddisfazione a livello, può essere anche a livello sentimentale, ok? E volete con una persona nello specifico, che probabilmente o vi ha mentito in qualcosa, o voi vi siete un po' rotti comunque di vivere questa situazione, quindi volete un qualcosa di più. E la notizia spiacevole è proprio la chiusura, l'interruzione, l'allontanarvi da una certa situazione o da una certa persona, proprio per proiettarvi verso qualcosa di nuovo, il dover chiudere comunque sia un ciclo per andare avanti verso delle nuove opportunità, verso qualcosa comunque sia di bello. Andiamo, poi facciamo il chiarimento delle coppie, andiamo a vedere questo 3 di spade rovesciato, cosa vuole comunicare. Quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Sì, volete chiudere per andare verso qualcosa di bello, per fare i progetti per la vostra vita. Ci possono essere risoluzioni di alcuni problemi, ok? Dove si inizierà a fare comunque sia, ripeto, dei progetti a breve e a lungo termine, ma dovete chiudere con una determinata situazione, dovete chiudere comunque questo ciclo e non continuare ad andare avanti. Avrete delle notizie, novità in qualsiasi ambito, può essere. Vediamo questo 7 di bastoni, cosa vuole comunicarci. Vediamo questa chiusura del ciclo, questa apertura di un qualcosa comunque di nuovo, vediamo dove vuole portarci. Ah, che bello! Vi vuole portare verso qualcosa di gratificante, in un certo qual modo verso un successo, soprattutto comunque nell'ambito economico, ok, per alcuni di voi.
Abbiamo quindi questa coppia, 7 di bastoni e 7 di denari, che parla anche di stallo, di situazioni di pagamenti, cioè un fermo nei pagamenti, ok? Ma questa è la coppia. Invece, se devo guardare le due carte, parla proprio di una chiusura, di un ciclo, di una soddisfazione, di nuove opportunità che vi portano comunque sia delle gratificazioni, anche se potreste magari trovare degli ostacoli, che appunto potrebbero essere dei pagamenti rispetto a dei pagamenti magari anche in ritardo rispetto a determinate cose. Andiamo a fare il chiarimento su queste coppie. Allora, partiamo subito su questo 4 di spade e 4 di coppe rovesciato. Perché c'è un disinteresse nel proseguire la relazione? Cosa sta succedendo per chi è in coppia, per chi è in frequentazione, anche a livello di amicizia eventualmente? Perché c'è questo disinteresse? Perché c'è qualcuno di mezzo ancora? Perché c'è qualcuno di mezzo, qualcuno comunque di tanto innamorato, ok? E magari ci si capisce, ok? C'è una riflessione di vedere come fare per poter affrontare magari determinati problemi che ci sono. E in un certo qual modo questo disinteresse, perché forse ci si sente magari troppo oppressi, troppo coinvolti, troppo rispetto a quello che magari o voi potete dare all'altra persona o l'altra persona potrebbe dare a voi, ok? Come un mancare l'aria. Quindi non ho in questo momento il piacere di dover continuare, ho bisogno magari di un po' di libertà, oppure ho bisogno magari di dover riflettere per vedere cosa dover fare, e questa cosa infatti va a destabilizzare. Allora, andiamo a vedere invece le novità che ci sono. Partiamo con le prime novità: 9 di coppe e 9 di spade rovesciato. Quali novità vogliono comunicare questa coppia? Ci sono dei pagamenti da fare, che riuscirete comunque sia a farli e riuscirete ad avere comunque il vostro trionfo, ok? Quindi queste sono le prime novità. Andiamo a vedere invece il 9 di spade rovesciato, il 9 di denari, di quali novità si parla. Sono dei pagamenti importanti, perché me lo danno anche quest'altra coppia. 9 di spade rovesciato e 9 di denari. Non è per tutti, chiaramente, ragazzi, magari per altri è riferito ad altre situazioni. Novità da parte di una persona che cerca in tutti i modi di mettervi il bastone fra le ruote, una persona che potrebbe essere una vostra rivale, come potrebbe essere una persona a voi vicina, che non vuole vedere il vostro successo e quindi cerca in tutti i modi, ripeto, di mettervi il bastone fra le ruote, ok? Ci sarà un incontro probabilmente nuovo per altri di voi, ma ci sarà anche un contatto proprio passionale con qualcuno, ok? E ci possono essere anche delle comunicazioni non positive da parte del partner, perché, ripeto, c'è questo disinteresse, quindi c'è in un certo qual modo una certa insoddisfazione. Andiamo a vedere questo 9 di coppe, 9 di denari, quali altre novità dovete sapere. Nove di coppe, 9 di denari, carte comunque tutte e due positive, vediamo cosa ci comunica.
parla di nuovo inizio, quindi cose nuove e di avvenimenti comunque positivi, ok? Il 4 di denari ci parla di ostacoli. Probabilmente nel vostro inizio, nell'accettare questo qualcosa di nuovo, potreste avere delle difficoltà, degli ostacoli che dovete superare, che vi mandano queste difficoltà, vi mandano anche un po' in crisi. Sì, vi mandano anche un po' in crisi. Perché? Perché in questa relazione, appunto, ci sono degli ostacoli e prima di arrivare ad avere un vostro comunque successo, a realizzare un qualcosa comunque che voi volete, ci vuole un po' più di tempo. Ci vuole un po' più di tempo perché ci sono comunque delle cose che non si stanno realizzando oppure dei problemi del passato che vi portate comunque sia avanti tutt'oggi e ci vuole quindi un po' di tempo. Forse gli ostacoli sono proprio questi, per iniziare quel qualcosa di nuovo. Ah, sto vedendo ancora altre coppie. 4 di spade e 4 di denari. Spade, denari, ci sono, ripeto, delle notizie anche sul campo della salute, che di solito non comunico mai, però quando ci sono, insomma, ve le dico. E 4 invece di coppe e denari, in un rapporto c'è tanta attrazione fisica, tanto sesso, quindi prestate un attimo attenzione a chi incontrate, a quello che state facendo, al rapporto che comunque sia avete oggi, ok? Poi è normale che i consulti privati, cioè è normale che qui comprendete tante persone, non è che per tutti è così, nei consulti privati non è che dicono altro, però possono venire fuori altro genere di situazioni. Andiamo a vedere invece questo 7 di bastoni e 7 di denari, questa situazione di stallo che c'è, dove ci sarebbero dei pagamenti attesi che sono comunque in estremo ritardo. Sì, cioè ci sono delle riflessioni, dovete muovervi nel vedere come dovete fare, perché poi dovete insomma iniziare a riflettere, a valutare per fare comunque dei progetti, perché la vostra crisi comunque sia potrebbe andare avanti, potreste essere in un periodo un po' così, un po' no, sentirvi magari deboli, ma trovare anche la soluzione giusta per dover velocizzarvi nel pagare determinate cose. Andiamo a vedere invece i nostri angeli e arcangeli, quale consiglio danno al segno della bilancia. Chiedo una carta per avere maggiori informazioni, più che altro maggiori consigli. La sacerdotessa, arcangelo Aniel, segui il tuo istinto, sii paziente e rifletti attentamente su ciò che vuoi prima di agire. Ricordatevi il vostro intuito, che è molto importante. Cercate di portare pazienza per qualsiasi situazione, di qualsiasi situazione si sta parlando. Cercate di riflettere prima di agire, ok? Proprio su quello che volete. A fondo mazzo abbiamo il 6 di acqua. Ricordi della tua storia personale o dell'infanzia, problemi legati ai figli, idealizzazione del passato. Vi tornano a mente, come vi ho detto anche prima, dei ricordi che fanno parte comunque sia del passato, magari di quanto stavate bene o delle cose che avete superato del passato, quindi vi vengono comunque sia a mente e cercate di memorizzarli bene questi ricordi e cercate di comprendere e capire anche come vi siete comportati in una determinata situazione. Chi ha figli, potrebbero esserci magari delle problematiche, idealizzate il momento del passato e non tornate a rifare gli stessi errori, ok? Questa è la vostra settimana, riflettete abbastanza, vi raccomando, fatemi sapere, ok? Io vi auguro una buona domenica e ci sentiamo prestissimo. Un bacio e un abbraccio.